L'ultimo allenamento, a parte i soliti noti, Benucci, Salifu, e insomma anche quelli che stanno recuperando, che hanno già cominciato ad allenarsi con noi, però non sono pronti per fare una partita come Zini, Burzigotti, Mosti. Sono sempre i soliti, ecco. Può stare che io faccia delle valutazioni del genere, non particolarmente in questa partita qua, nel senso che siamo ancora all'inizio, dobbiamo rodare per bene noi e capire per bene che tipo di avversari andiamo ad affrontare, quindi no, oggi vado principalmente per quelli che possono essere i giocatori più pronti per fare una grande partita, poi questo sulla carta. Ma sì, è un modulo fastidioso, abbiamo fatto le prime due partite di Coppa con la Lucchese contro un modulo del genere, ormai in tanti si mettono a giocare in questa maniera, però insomma non credo che la vittoria o la sconfitta per una squadra passi attraverso il modulo, passa attraverso le caratteristiche dei propri giocatori. Se all'allenatore piace giocare così o insiste a giocare così, presumibilmente avrà i giocatori buoni per fare in questo modo qua, quindi quello è indipendente dal modulo. Ci sono i pro e i contro un po' in tutti i sistemi di gioco, se no uno ne farebbe uno per tutti e avrebbe la meglio sempre, invece loro col loro modulo di gioco avranno dei vantaggi e dei svantaggi, noi col nostro uguale, quindi non mi piacerebbe di principio andare sempre in cerca di opporre qualcosa di diverso in base a che fa l'avversario, perché snatureremo un pochettino anche le nostre caratteristiche, quindi noi facciamo il meglio possibile con quello che siamo abituati a fare, Giocherà Bruschi? ecco. E vediamo, oggi facciamo una rifinitura, vediamo chi sta bene e chi non sta bene. Abbiamo avuto qualche problemino la settimana scorsa, ne abbiamo qualcheduno anche questa settimana qua, oggi vediamo quanti di questi sono risolvibili per la domenica. Lei firmò, c'era ancora la questione in sospeso di Moscardelli. Ah, si ha un po' di rimpianto anche per non averlo allenato, visto insomma, che è un giocatore che avrebbe potuto dare qualcosa in più anche alla squadra. Ma Come che affrontare? sia un ottimo giocatore, dice la sua carriera, quindi non lo scopro sicuramente. Io ci ho giocato contro una vita perché è quasi della mia generazione, quindi insomma l'ho incontrato tante volte. È una questione che si è chiusa all'inizio, la società ha preso una linea, quindi il discorso è morto lì. Nel calcio insomma si va avanti, se fosse rimasto avremmo parlato di una cosa, non lo è stato, quindi oggi è un giocatore del Pisa, fa quello che deve fare per il Pisa, noi facciamo quello che dobbiamo fare per noi, senza pensare a che poteva essere nel caso in cui fosse rimasto. Oppure no, ecco, io non sono abituato, non sto neanche a guardare quando mi manca qualche giocatore che succede, di sicuro non lo faccio per uno che non è mai stato a mia disposizione, ecco, oggi se avessi degli indisponibili vado con quelli che ho disponibili, non c'è problema, non ho mai avuto Moscardelli, vado a Pisa senza Moscardelli, insomma, resta un giocatore forte, questo insomma è fuori dubbio.